Penalty Awards 2019, sesta edizione. Un marchio esclusivo Play Village. Abbiamo già consegnato il premio speciale dedicato alla carriera e adesso ho il piacere di presentare il premio dedicato ad un uomo che si è particolarmente distinto nel mondo dello sport, su tutti, chiaramente un evento che lui organizza ormai da parecchi anni, che è l'Oscar del calcio siciliano, ma con una risonanza nazionale notevole. Tra l'altro è stato anche presidente della delegazione FIGC di Ragusa. Ho il piacere di consegnare tra qualche istante a lui il premio Un uomo dello sport. Lui è Claudio Lamattina. Ciao Claudio, ben trovato. Noi siamo piccolini rispetto al tuo premio, che ormai è diventato di risonanza nazionale e ogni anno regala emozioni e valorizza ancora di più il territorio siciliano. Beh, intanto buonasera e grazie per il premio. E ogni realtà che si organizza è importante, perché mette il riflettore sul sistema, soprattutto sul calcio dilettantistico, sul calcio di periferia, che è il motore, quello che trascina in effetti l'entusiasmo. Perché nei professionisti l'entusiasmo, quando poi ci si arriva, o si perde perché l'esborso di denari è tanto e poi va a finire come vittoria, che abbiamo toccato il cielo con le mani in G1. Quell'anno noi eravamo la terza realtà siciliana del calcio trinacria, della trinacria. E poi i cancelli del comunale si sono chiusi definitivamente, chiudendo il sogno anche di un'intera provincia. Ma sì, perché Vittoria insieme a Ragusa siamo stati sempre le due realtà che hanno tenuto un po' testa. Poi c'è stato anche realtà come Scicli, Comiso, però adesso siamo in piena crisi e soprattutto la mia città questa crisi la sorbisce e soprattutto la accusa nel mondo dello sport. Poi se a questo ci aggiungiamo pure che le amministrazioni sono lontane, diventa ancora più difficile. Sì, diventa ancora più difficile calcio, perché bisognerebbe rimettere in moto tutte le strutture che, ahimè, in molte realtà, se sono aperte, sono quasi fatiscenti, e quindi poi se non si trova il dirigente che mette mano al portafoglio pure per adeguare... L'impressione è che quello però è un calcio che non esiste più, un presidente che tira fuori il proprio portafoglio. Ma sai, io ti posso dire, se a Lentini c'è la Lega Pro e se si gioca a Lentini è perché si è trovato... Isole Felici. La fortuna, sì, Isole Felici, di trovare un tifoso che si entusiasma e porta lustro alla propria città e alla propria realtà. Bene, allora io adesso richiamo di nuovo il nostro amico assessore allo sport, perché sarà lui a consegnare il premio Un uomo per lo sport a Claudio Lamattina, l'assessore Dante Ferrari, in rappresentanza del comune. Conosceva Claudio Lamattina? Assessore allo sport del comune di Enna. Lo consegniamo all'assessore e sarà lui stesso in persona a consegnarlo a Claudio Lamattina. Un premio dedicato a un uomo per lo sport, e vi assicuro che Claudio, che conosco da tanto tempo, è veramente un uomo che, insomma, ha vissuto e continua a vivere per lo sport a 360 gradi, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto dal punto di vista organizzativo. Dobbiamo consegnare anche il dolce famoso per ricordare la realtà siciliana anche al nostro amico, anche se chiaramente sei un siciliano, insomma, e conosci bene i dolciumi siciliani. Consegniamo anche all'assessore la targa di partecipazione al nostro evento, lo facciamo qui subito, la nostra Federica, grazie assessore, la coinvolgerò ancora comunque, va bene? È importante che ci sia un uomo che a 360 gradi lavora unicamente per lo sport. Grazie che ne per l'impegno che lei profonda, che ne per il messaggio che trasmette che ne a tutto il mondo dello sport. Grazie. Io volevo ringraziare lei, la città di Enna, che ha avuto così l'intuizione di accettare
la proposta dell'organizzazione ad ospitare questo premio, perché sono belle realtà e quindi è bello farle. Continuate ancora così. Saluto gli amici presenti, il presidente Lopresti su tutto, l'amico Franco Anastasi e tutti gli altri. Sicuramente che nel mondo del calcio ognuno di noi abbiamo dato, possiamo o continueremo a dare. Buon proseguo di serata. Grazie, grazie Claudio. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Gli atleti migliori, più importanti allenatori, i dirigenti più bravi. Tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards.